Da 46 anni porta a Fano centinaia di coristi e coriste della polifonia mondiale. Dal 25 agosto al 7 settembre, con un fitto cartellone di appuntamenti, torna l'incontro internazionale polifonico Città di Fano. Per due settimane gli angoli e le location più suggestive della città verranno pervase da musica corale di grande qualità per cittadini e turisti che hanno la fortuna di soggiornare a Fano in questo periodo. 46 anni di storia racchiusi in un festival che riesce a coniugare insieme tradizione ed innovazione. È importantissima per tutta la città di Fano se pensiamo alle persone, ai coristi, ai musicisti che verranno a Fano e che animeranno sicuramente i luoghi. Della città e li scopriranno, li faranno scoprire, magari arricchendoli della bellezza delle note. Apriremo con un coro delle Filippine, chiuderemo con un coro inglese, ma all'interno ci sarà l'Accademia. Eh, internazionale per direttori di coro che porterà delle musiche sudamericane e ci sarà una direttrice sudamericana una delle più note del sud america che farà master, questa masterclass per direttori di coro anche quest'anno infatti sarà particolarmente ricco il calendario di appuntamenti proposto dall'incontro internazionale con eventi pensati per soddisfare i molteplici gusti del pubblico e coinvolgere sempre di più la città in un clima festoso e avvolgente che solo la musica Può creare. Abbiamo due settimane piene di musica eh, dove sicuramente fanno da padrone le serate principali dove abbiamo invitato cori eh, importantissimi. Sono ben 15 le formazioni che si esibiranno da Italia, Filippine e eh, Inghilterra. Però abbiamo anche creato una serie di appuntamenti collaterali perché crediamo che comunque il festival debba sempre rinnovarsi. E quindi abbiamo una serie di appuntamenti anche pomeridiani dove mh, faremo esibire soprattutto giù giovani, giovani eh, cantanti e musicisti. Ma eh, nell'ultima serata, eh, quella, nell giornata, quella del 7 di settembre, avevo una giornata tutto tondo con la coralità, perché eh, avremo cori che dal mattino eh, faranno dei piccoli flash mob nella, nella città e nel pomeriggio, quindi nel centro storico prettamente, e nel pomeriggio una serie di altri concerti che andranno a valorizzare i punti più caratteristici eh, di Fano. Invece la sera avremo... Un concerto finale conclusivo con due importanti formazioni, una italiana e in modo particolare ricordo gli Apollo 5, che sono questa formazione inglese. Il coinvolgimento dei giovani a questa disciplina musicale è uno degli obiettivi della manifestazione che attraverso la masterclass che da dieci anni accompagna la manifestazione per giovani direttori di coro offre una importante opportunità formativa. In concomitanza con questo evento abbiamo creato una nuova iniziativa, un nuovo progetto che si chiama Un mare di cori. In realtà giochiamo con questa parola eh, perché abbiamo creato una sinergia con altri cori che si trovano lungo la costa Adriatica, abbiamo invitati a fare concerti proprio in simultanea con il festival. Vorremmo creare un abbraccio musicale e corale con, eh, con altre importanti realtà corali che abbiamo, so proprio perché la musica ci deve unire, ci deve far incontrare grazie a queste manifestazioni.